Domenica 23 settembre 2007, nella sede dell'Associazione Culturale La Pergola Arte, in via della Pergola di Rimpetto, allo storico teatro omonimo, si inaugura una rassegna di giovani artisti dal titolo Giovane Arte Europea, una rassegna internazionale di pittura, scultura, fotografia e digital art. Ci verrà presentata dal vicepresidente dell'Associazione, dottor Domenico Asmone, e poi dai due critici chiamati a presentarla al pubblico, il professor Federico Napoli e dal critico d'arte Michael Musone. Intensissima già dal mese di settembre l'attività della vostra associazione. Sì, prosegue con questa rassegna Giovane Arte Europea, che vede 31 artisti selezionati su un alto numero di concorrenti, tutti solo con un'unica restrizione: l'età, tutti sotto i 40 anni. Per il resto c'è libertà di tecnica e libertà di esecuzione, di stile, sia di figurativo che di astratto, senza limitazioni. L'unica limitazione è l'età. E non è stato facile veramente selezionarli, perché molti meritavano di essere oggi qui. Comunque mi sembra veramente che sia una bella rassegna da vedere. Ricordiamo un altro sforzo della vostra associazione, quella di aver pubblicato anche in questo frangente il catalogo. Sì, c'è il catalogo con tutte le opere, un'opera per ogni artista inserite nel catalogo, con brevi cenni biografici. Ricordiamolo che il catalogo è in distribuzione gratuita per quanti verranno fino al 30 settembre a visitare la mostra. Scrive Michael Musone, che vedete inquadrato al mio fianco, nell'introduzione alla mostra riportata nel Deplian di invito: una novità per un centro culturale che solitamente presenta artisti già affermati. La novità sta proprio nel proporre una rassegna di Giovane Arte Europea, quasi una scommessa a dimostrare che arte non è pertinenza di un'elite in età matura, ma argomento ben radicato nei giovani artisti, che portano alla ribalta nuova linfa di espressione per tematica e tecnica. Sì, come ho detto, l'arte non è esclusivamente retaggio di un'elite anziana, e quindi la dimostrazione d'oggi di questa bella mostra odierna, nella quale ci sono nuovi stimoli, nuove ricerche di espressione, e dimostrano che l'arte è un'esigenza ben radicata nei giovani artisti. Penso, Michael, è il mercato che costringe, fra virgolette, le gallerie anche a proporre sempre i soliti nomi o nomi affermati, perché la galleria artistica ha un'attività culturale ma anche una sfaccettatura commerciale alla quale si deve badare sempre. Sì, indubbiamente l'arte è, oltre che fatica proprio nel proporsi e nell'elaborarla, è anche, ha un notevole costo proprio intrinseco, e quindi anche trovare spazi espositivi per un giovane artista è una possibilità molto difficile. Noi abbiamo fatto questo bel esperimento perché il successo ha avuto un bel richiamo di partecipanti, e quindi proviamo a proseguire in questa direzione di valorizzare anche l'arte, la giovane arte moderna, perché gli artisti hanno necessità di spazi espositivi e di esprimere la loro arte in maniera compiuta. Federico Napoli, la coraggiosa scelta controtendenza della galleria di puntare sui giovani quando il mercato sembra chiudere tutte le porte in faccia a giovani artisti è stata premiata non solo dal grande afflusso di pubblico di quest'oggi, ma anche da un elevato livello qualitativo della mostra. Ci sono opere veramente interessantissime. Ci sono diverse opere, il livello qualitativo, il livello medio qualitativo della mostra è indubbiamente di buon rilievo, è interessante e stimolante. Questo dimostra che forse la scelta da parte dell'associazione di puntare, almeno per questa mostra, ma poi anche in altre future, sentivo che c'è anche questa intenzione, sui giovani, rivela sia un atteggiamento positivo da parte dell'associazione stessa, sia anche però una visione lungimirante. Una mostra come questa è come se fosse una grande opera fatta a più mani, anche se non c'è
unitarietà di soggetto, perché l'unico elemento collante, come diceva Asmone, è stato il fatto di essere sotto una certa determinata età, c'è però una unitarietà di intenti, ed è questo che si risolve poi in una fascia qualitativa, cioè in un aspetto medio qualitativo effettivamente da sottolineare. Si dice che i giovani, dei giovani è l'avvenire, è una frase fatta, si dice che allora si potrebbe dire che l'arte di domani sarà fatta dai giovani di oggi, però in effetti qui con la Pergola Arte c'è questo aspetto. Diciamo che con una mostra di giovani si richiama l'attenzione dei più sull'arte contemporanea, e tutti questi giovani, comunque sia, anche se non c'è stato da parte dell'associazione un segnale in questo senso, hanno rappresentato la vita, e l'hanno rappresentata anche con una certa trasversalità, nel senso che ci sono alcune opere, e non poche, che non sappiamo esattamente come collocarle, se nella pittura o nella scultura, ma questo è, diciamo così, nella novità dei tempi, novità tra virgolette dei tempi. Certo è che ne esce fuori una sorta di carta geografica artistica diversa, laddove forse poi in un secondo tempo passa anche inosservato il fatto di essere di fronte ad opere di giovani, laddove invece conta un discorso corale. Forse sono tutti giovani non conosciuti dall'associazione, però con i quali l'associazione sta imbastendo, ha cominciato con questa mostra ad imbastire, direi, un colloquio, e questo colloquio effettivamente porta, diciamo, a una riscoperta, ad una riproposta, ad una vitalità, ad un dinamismo. Il fatto di vedere la galleria così piena, lo spazio così pieno di persone che addirittura occupano la strada e impediscono alle macchine di passare, è una cosa estremamente simpatica ed estremamente dinamica, di cui direi che nell'ambito dell'arte contemporanea, a volte ingessata in tutta una serie di meccanismi, a volte necessari, a volte inevitabili, a volte forse un po' troppo soffocanti, diciamo che una situazione come questa crea una dinamicità, una simpatia, un calore che forse può accostare ulteriormente il grande pubblico all'arte contemporanea. Concludiamo il nostro servizio con il presidente dell'associazione culturale La Pergola Arte, Lilli Brogi, insieme all'inseparabile amica Eva Komorowska, a ricordarci che c'è un'altra anima sempre presente all'interno della galleria, è quella che si occupa di poesia, di prosa, di letteratura, e che fra qualche settimana produrrà anche una serata di poesia, una raccolta. Tu ci hai abituato anche a delle pubblicazioni che riguardano la poesia, credo ce ne sia in cantiere una a breve tempo. Sì, in Palagio di Parte Guelfa mi presenterà la poetessa Paola Lucarini Poggi il mio libro Un soffio di vita. Siete tutti invitati, voi della Incontri con l'Arte, a partecipare. Comunque ringrazio tutti questi giovani che sono venuti, perché è nel mio cuore la gioventù e io mi sento molto vicina allora, anche perché so per esperienza quanto è duro, quando siamo giovani, inserirsi in qualsiasi ambiente, specialmente in quello difficilissimo del mondo dell'arte. Io volevo fare complimenti a Lilli, alla Galleria La Pergola, per questa mostra bellissima dedicata ai giovani, e anzi li inviterei alla Padellaccia, un ristorante dove si riuniscono artisti il lunedì 15 ottobre. Se qualcuno è interessato, dei telespettatori o dei artisti, siete invitati. Bellissimo. Per ora concludiamo il servizio invitando i nostri telespettatori a non perdere l'occasione di venire a scoprire nuovi giovani talenti in mostra da venerdì 23 settembre 2007 fino a domenica 30 settembre alla Galleria La Pergola Arte in via della Pergola numero 45 Rosso. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19, e vi ricordiamo, nell'occasione della mostra è stato presentato al pubblico anche il catalogo, che sarà in distribuzione gratuita fino alla fine della manifestazione. Ora vi leggiamo velocemente i nomi dei 31 artisti partecipanti alla mostra, ricordandovi il giorno di chiusura, domenica 30 settembre. I partecipanti sono Federica Aiello Pini, Matteo Appignani, Michele Boffelli, Elena Bombardelli, Andrea Borgonovo, Loredana Cacucciolo, Teresa Calvano, Giacomo Casprini, Laura Cassetti, David Castrechino, Maristella Colombo, Mauro Corvaglia, Valentina Crivelli, Giusy De Nigris, Marco Fantoni, Veronica Filippi, Claudia Gollini,
Elena Idone, Ilaria Moretti, Simona Mostrato, Movimento Artistico Pratico Materiale, Monica Ogaz, Miria Paffetti, Monica Papagna, Sofia Peotta, Vaclav Pisevic, Jenny Roncaglia, Andrea Scodellaro, Marco Teatro, Giulia Tikomirova, Alexandra Zelenktevich. Questi sono gli artisti partecipanti alla rassegna Giovane Arte Europea fino al 30 settembre 2007 alla Galleria La Pergola di Via La Pergola a Firenze.